Vogliamo aggiungere overlays alle nostre scene come alert per abbonati, merchandise, eccetera, ma siamo stanchi di dover inserire uno a uno per ogni scena della nostra live streaming? Niente paura, oggi andiamo a risolvere questo problema grazie ad un semplice plugin di cui nessuno parla. Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video qui su The Noob Stream. Oggi andremo a vedere come inserire overlays in ogni scena semplicemente grazie ad un plugin di cui nessuno parla, Downstream Gear. Infatti questo plugin ci permette di visualizzare un overlay selezionato in qualsiasi scena noi siamo, senza doverla inserire direttamente in essa. Ma ora bando alle ciance e andiamo a vedere in pratica come funziona questo plugin. Prima di tutto dovremo andare sul sito di Downstream Gear Plugin. Ovviamente potrete trovare tutti i link utili qui sotto in descrizione. Dopo aver scaricato ed installato il plugin, saremo pronti ad andare su OBS Studio. Una volta su OBS Studio, sarà ora di impostare il nostro nuovo plugin. Per posizionare Downstream Gear nella nostra schermata, andremo a cliccare con il pulsante destro nell'intersezione tra le finestre e andiamo a selezionare Downstream Gear. Per prima cosa andremo ad inserire il nostro alert box, dove visualizzare i nostri follower, subscriber ed eventuali tips ricevute durante le nostre live streaming. Andremo così a creare una nuova scena e la nomineremo Allerbox. Andiamo ad aggiungere una nuova fonte nella scena appena creata. In questo caso sarà una fonte browser. La rinominiamo Allerbox e clicchiamo su OK. Ora andiamo velocemente sul nostro Stream Elements e andiamo a copiare l'URL dell'overlay desiderato. Torniamo su OBS Studio ed andiamo a incollarlo nella sezione apposita della fonte. Andiamo a cambiare i parametri di larghezza e altezza in 1920x1080. Questa corrisponderà alla risoluzione del nostro campo. Selezioniamo Shutdown Sources When Not Visible e clicchiamo su OK. Ora dovremo decidere la grandezza della fonte nel nostro campo. Una volta soddisfatti andremo a bloccare la fonte così da non rischiare di modificarla per sbaglio. Una volta che avremo creato la nostra key, andiamo su Downstream Gear, selezioniamo Allerbox e clicchiamo sul tasto più. D'ora in poi ogni volta che l'alert partirà verrà visualizzato su qualsiasi scena senza dover andare manualmente ad inserirla ad una ad una. Se vi sta piacendo il video fatemelo sapere lasciando un bel mi piace e commentando qui sotto. Ora andremo a creare un alert per Instagram che possa attivarsi con un hotkey. Andiamo a creare una nuova scena. In questo caso la chiameremo Instagram Alert. Andiamo ad aggiungere una nuova fonte, in questo caso utilizzeremo una fonte media e la chiameremo Instagram. Andiamo a selezionare il file che vogliamo utilizzare e clicchiamo su OK. Come in precedenza andiamo ad aggiungere il nuovo alert in Downstream Gear. Cliccando su Settings, Add, selezioniamo la scena desiderata e clicchiamo sul pulsante. L'ultima cosa andiamo a creare un hotkey per far triggerare l'alert di Instagram. Per fare ciò andremo semplicemente sul nostro Touch Portal. Una volta su Touch Portal andiamo a creare un nuovo pulsante semplicemente andando a cliccare su uno degli spazi vuoti. Apertasi la finestra del nuovo pulsante andiamo a inserire i parametri che faranno attivare il nostro alert. In questo caso andremo a dire al Touch Portal quando premiamo il pulsante dovrà mostrare nella scena Instagram Alert la fonte Instagram, quindi attiverà la fonte desiderata. Poi aggiungeremo un delay della stessa lunghezza di tempo della nostra fonte, in questo caso sarà di 10 secondi. Successivamente andiamo a dirgli di nascondere nella scena Instagram Alert la fonte Instagram. Per ultima cosa andiamo nella parte destra della finestra e andiamo a nominare questo hotkey. In questo caso sarà Instagram Alert On and Off. Clicchiamo su Save ed eccoci con un hotkey che attiverà la fonte desiderata per poi disattivarla ogni volta passato il tempo di visualizzazione. Spero che il video vi sia piaciuto e sia stato utile. Se è così e volete supportare il canale basta semplicemente iscriversi se non l'avete già fatto e cliccare la campanella per rimanere aggiornati sui futuri video in uscita. Noi ci vediamo in un prossimo video, ma se siete interessati a saperne di più su come iniziare e come utilizzare un'alternativa gratuita a Stream Deck come Touch Portal, questo è il video che fa per voi. E come sempre, Stream Smart, no hard.